Parte della serata con Averna Simone box Stiava e Fedele Malvaso box Boccadasse. Una terza serie, 57 kg, 3 minuti ciascuno per le riprese. L'arbitro è Ronzini Giuliano. Un nuovo incontro, è il sesto incontro della serata. Ora vediamo questo incontro. Preparazione dell'atleta e via. Fuori i secondi per i ragazzi, Averna contro Fedele Malvaso. Simone e Malvaso, Simone Averna della Stiava Box e Fedele Malvaso. Terza elite, terza serie, 57 kg, 3 round, 3 minuti ciascuno. Un incontro molto importante per loro, non si conoscono, io non li ho mai visti, non so esprimere un'opinione ancora per quanto riguarda la loro tenacia e... Però vediamo questo incontro molto più brillante, molto più leggero, anche perché effettivamente sono 52 kg, ma c'è una bella frequenza di colpi, una bella schermaglia da parte dei due ragazzi. Vediamo Stiava che sta incidendo un pochettino di più, ma insomma siamo più o meno sull'ordine di una mezza parità ancora. Primo round è sempre per una fase di conoscitiva e qua vediamo che comunque l'Averna non lascia campo e il Fedele Malvaso non si lascia intimorire. Tanto per capirsi, il Fedele Malvaso è con la pantaloncini neri e l'Averna con i pantaloncini rossi. Importante match. Averna sta tenendo in pugno in questo momento l'incontro, ha capito dove deve cominciare a premere e questo è il momento chiave della sua parte di molto bene per l'incontro. Averna riesce ad avere la meglio, ancora 30 secondi al primo round. Molto bene però questo ragazzo Fedele Malvaso, lavora con determinazione, molto brillante sulle gambe, un incontro molto ballerino e di capacità. Secondo round, in questo momento riparte Averna contro Malvaso, grande dinamicità sul ring, vediamo saltare questi ragazzi, molto vivaci, molto tecnici, cercano di studiarsi nel miglior modo possibile e Averna penetra nella guardia di Malvaso. Abbiamo visto con 1-2, ma anche Malvaso non si lascia intimorire, anche lui qualche colpo riesce a centrarlo,
non è preciso come la Verna, ma accetta una bagarre e nella bagarre si può guadagnare e rimettere. Buono l'approfondimento, i ragazzi sono pronti per in questo secondo round, c'è un po' più di controllo, un pochettino più di decisione per tirar fuori le grinfie vere e proprie dell'incontro. E Malvagio cerca di dare qualche gancio, ma non ha ancora azzeccato, avrà ancora pochi incontri. Reazioni molto decisivo, questo a fondo per stare attenti, perché come dicevo prima queste situazioni possono essere nocive. Ecco ancora Verna che tocca due volte, ancora in questo momento si è mosso il casco, Ronzini gli mette a posto il caschetto, colpi diritti, gli dicono colpi diritti, deve cercare di arrivare al bersaglio se vuole portare a casa qualche punto. Malvagio riesce a entrare anche lui qualche volta, ma nella dinamica mi sembra che Averna ha un pochettino più di supremazia. I nostri giudizi comunque devono essere presi per quello del racconto, ma il giudizio ufficiale poi sono gli arbitri che lo esprimono nelle loro triangolazioni, danno e vedono quello che in realtà c'è di vero. Molto forte comunque Malvagio, c'ha un bel pugno, non è ancora centrato come lo spinge fine della seconda ripresa, una seconda ripresa che vorrei dare un po' leggermente superiore a Verna, ma vedremo adesso in questa come può essere diagnosticata. Insegnamenti da parte del coach, allenatore, insomma quello che gli dà consigli e lo segue nella durata del match. Siamo sulla fuori secondi in questo momento, ha chiamato lo speaker Box Stiava contro Box Boccadasse, partito il terzo round, Averna vuole risolvere, è entrato molto deciso, ha preso in mano le redini di questo match. Vediamo se riuscirà a tenerle fino in fondo e a portare a casa questa vittoria. Una vittoria che dovrà sudarla, perché questo ragazzo Malvagio non si lascia intimorire. Si chiama Fedele Malvagio, non so qual è il nome, qual è il cognome, comunque sarà Fedele, penso, comunque. Tutti e due i cognomi, tutti i nomi sono i suoi, perciò gli mette a posto il caschino che gli si è mosso. Malvagio è pronto, riparte il match. Molta turbolenza, cerca di Averna
corda Malvaso per assestare un pugno ad Averna. Averna recepisce, si difende ancora. Quindi, comunque sono incontri molto belli, brillanti, non si aggrovigliano, non si tengono. C'è andato, c'è scappato di bocca la dentiera, il paradenti, ora viene rimessa, riparte il match. Come dicevo, in questi match si è visto molta brillantezza, non aggrovigliamenti, non ragazzi che non si sono legati, hanno combattuto, hanno saputo dare se stessi. Vediamo ancora. Abbiamo ancora circa 30 secondi alla fine del match e poi sapremo chi dei due si aggiudica ancora qui questi scambi duri, molto violenti. E francamente l'Averna deve stare attento, perché questo ragazzo riesce ad entrare, vediamo qua, anche un po' arrabbiatamente, cerca di prendere quello che può, poi non so se alla fine viene considerato come punteggio. Comunque molta volontà, ancora ultimi colpi per questo terzo round e poi si passerà alla decretazione. Ed ecco qua, termina così il terzo round. Un abbraccio fra i due pugili, una bella cosa. I ragazzi si disfidano ma non sono nemici, insomma è uno sport e questo deve rimanere come tale, senza portarsi rancori e malvisioni, perché non portano nessun frutto. Una bellissima, bellissimo match, vedremo adesso come verrà giudicato. Ronzini Giulio sta facendo e sta prendendo i cartellini. Considerazioni e poi risultato finale. Consegnato i modelli, ora aspettiamo il risultato, il responso finale da parte. Vediamo come decretano il concetto. Stiava contro Boccadasse, Stiava è vicino a Viareggio, è una piccola frazioncina, e Boccadasse nei pressi di Genova. Siamo sulla... Vince, pertanto, Malvaso riesce ad avere la meglio e francamente ha una penetrazione di pugni, abbiamo visto, anche se in realtà Averna cercava di difendersi, il pelato con la sua penetrazione e la sua insistenza è riuscito a strappargli così la vittoria. Ed ora è terminata così. Abbiamo sentito il Bertolini, ma siamo insieme a Guidi. Guidi, tocca a lui la prossima domenica, fra due domeniche. Tocca a lui la prossima riunione, perciò già abbiamo visto un bel risveglio. Abbiamo aperto così questo 2012 con delle belle figure, con dei belli incontri che possiamo dire che non dobbiamo veramente recriminarli, ma lodarli tutti quanti, sia chi ha vinto che chi ha perso. No, indubbiamente, insomma, questa è una riunione d'avvio stagione, è la prima per noi del 2012 fatta insieme al consorzio, qualche conferma, qualche risultato che ci aspettavamo diverso, però si sa, i match di pugilato sono un po' come le partite di pallone, no? Ognuna ha la sua storia, quindi diciamo che comunque la riunione è stata soddisfacente, si sono viste buone cose, un livello di tecnica in accrescimento, quindi noi siamo fiduciosi e puntiamo adesso sulla seconda riunione della stagione che verrà fatta il 18 marzo
a Viareggio alla palestra Petri, una palestra periferica dove abbiamo già organizzato due riuscite riunioni. Abbiamo circa 10 match in programma, ci saranno match della pugili della Spezzina, pugili della Box Stiava, opposti a altri pugili di società toscane e anche ex regione. Quindi credo che lo spettacolo è assicurato, avremo almeno due rivincite di match che abbiamo visto oggi, quello femminile e anche Roggi fa la rivincita con l'altro valido ragazzo della società toscana SAF Firenze, quindi insomma lo spettacolo è assicurato. Invece io mentre facevo la cronaca dicevo che questa unione, questa vostra unione, questa collaborazione, questa società, questo consorzio, insomma, mi sembra che stia dando dei buoni frutti, lavorate insieme, c'è un bel numero di ragazzi, vi trovate e con gli incontri e con quello che in realtà state organizzando, è un bel piacere. Sì, devo dire che personalmente è stata una fortuna trovare poi persone come Bertolini e la società pugilistica Spezzina, ma come Benigni che prima era della Fight and Fitness Fucecchio, era addirittura è entrato nella mia, siamo diventati un'unica società a livello toscano. Devo dire che è stata una fortuna che ci ha permesso di mettere insieme un percorso che ha consentito la crescita di ragazzi che poi sono diventati pugili di rilievo e hanno regalato anche delle soddisfazioni. Lo stesso Piazza è rientrato con noi all'inizio dello scorso anno e dopo un percorso anche di match in ordinaria ha avuto un bellissimo exploit prima ai campionati regionali e poi agli italiani, dove solo la sfortuna l'ha privato del titolo perché per un infortunio occorso in finale alla terza ripresa dove era stato in vantaggio nelle prime due. Quindi devo dire che sicuramente l'esperienza deve andare avanti. Dobbiamo insistere con questa formula che ci consente di mettere insieme belle riunioni, far fare attività ai ragazzi e chi lo sa che magari ci scappi un giorno o l'altro un risultato clamoroso, quello che si spera. Beh, un bel tricolore ci starebbe bene, premierebbe un po' il consorzio, un po' la zona e un po' tutti, perché darebbe forse linfa a correre ancora di più per trovare anche sponsor e anche organizzazione che diventa sempre più forte. In fondo la box ieri era forte. Ma guarda, io sì, è tutto vero, sono convinto che la box viene da un passato fulgido, poi ha vissuto un momento dove si è rischiato il dimenticatoio, però oggi mi sembra che la box stia riprendendo. Devo dire che c'è bisogno di sangue nuovo, linfa nuova, e noi con il nostro modo di lavorare e di organizzare stiamo cercando di spingere in questo senso per far crescere nuovi ragazzi, nuovi talenti che speriamo un giorno ci regalino le soddisfazioni che tutti speriamo. Però già riuscire a mettere insieme riunioni come quella di stasera o quelle che in passato abbiamo fatto e che faremo in futuro rappresentano già una soddisfazione, perché è stato per esempio un bel esempio di fair play sportivo, non ci sono state contestazioni, c'è stata molta sportività, il pubblico è stato corretto. Già questi sono segnali positivi che stanno lì a dimostrare che il pugilato non è uno sport di violenti e di facino rossi, ma anzi siamo in grado forse di insegnare ad altri come ci si comporta nell'ambito delle competizioni. Questa è già una prima vittoria. Poi arriveranno anche, mi auguro, le altre che comunque ci sono già cadute vicino. Ringrazio Guidi, allora alla prossima e a Viareggio, che c'è già stato una bella manifestazione lì sul mare e ora vedremo l'altra che sarà ancora meglio. Auguroni da parte nostra. Sì, io vi ringrazio, contraccambio di auguri a tutti gli sportivi. Ci vediamo a Viareggio 18 marzo, Litos Box. Grazie. Grazie, così vediamo il capannello che si sta praticamente smontando, il ring viene messo dentro il furgoncino, riportato a casa, pronto per essere rimontato il giorno 18. Un ciao da Armando, auguroni, godiamoci queste giornate, questi bellissimi incontri e che la box abbia lunga vita. Un ciao ciao, notte notte.